Buongiorno a tutti! Oggi vi parlo di un fondotinta che ho testato nell'arco di 6 mesi circa. Ve ne ho già parlato in un video top flop e nei video dei fondotinta preferiti da tutti i giorni. Ed è il fondotinta bioattivo di Liquid Flora. Liquid Flora è un'azienda italiana, la sede è torinese ed è un fondotinta bio, quindi non comedogeno, con inci bio, inci perfetto, inci verde. E io ho avuto modo di testarlo circa, appunto, come dicevo prima, 6 mesi fa, e in 6 mesi diciamo che sono passate varie fasi della mia pelle, da che l'ho avuta molto grassa al calore che me l'ha resa ancora grassa, cioè parliamo di settembre-ottobre, e ancora pelle comunque che si riprendeva e pelle che di nuovo peggiorava con i brufoletti. Ciononostante, non ho mai abbandonato questo fondotinta perché è un fondotinta che ha una resa pazzesca, leviga tantissimo la pelle, infatti lo vedete spesso utilizzare nei Get Ready With Me perché lo utilizzo molto spesso a prima mattina come fondotinta da tutti i giorni e non lo sento pesante sul viso, cioè praticamente rispetta tutte le caratteristiche del fondotinta per tutti i giorni che preferisco. Scusate se ho un eyeliner no e uno sì, ma diciamo che provando il fondotinta è andato via e tutto a posto. Millilitri di prodotto con 6 mesi la scadenza è un fondotinta che si presenta all'interno di una confezione di plastica bianca. Diciamo che questa forse è l'unica pecca che riesco a trovare a questo fondotinta perché non riesco a capire quando sta terminando, quando è terminato e quanto ce n'è ancora all'interno. Un'altra piccola pecca dovuta proprio a questo flacone è l'erogatore, perché premendo l'erogatore esce una quantità di prodotto a volte eccessiva per l'uso che se ne fa tutto il giorno e quindi spesso ne metto troppo, mi rendo conto che ne metto troppo perché ho premuto troppo il flacone, quindi io molto spesso ormai ci ho fatto l'abitudine, premo poco, lo metto sul dorso della mano e poi lo vado a stendere. La stesura, allora bisogna essere molto rapidi per applicare questo fondotinta perché si asciuga, è un fondotinta che tende ad asciugarsi molto rapidamente, però non fa chiazze, non è il classico fondotinta bio che è ingestibile, che non si riesce a stendere e che non sapete come fare, quindi si asciuga sì, ma avete comunque il tempo giusto per lavorarlo. Ho provato ad applicare questo fondotinta in 3 diversi metodi, con il pennello a setole dense, con una spugnetta bagnata di quelle che si gonfiano e con le mani. All'interno del video vedrete tutte e 3 le applicazioni, ma quella che io preferisco è senza nessun dubbio il pennello, perché soprattutto questa tipologia di pennello a setola densa mi riesce di stendere benissimo il pennello in velocità e di non creare chiazze. Altro metodo che preferisco sono le mani, perché anche con le mani riesco ad usare bene il prodotto. Devo dire che quando ho una pelle particolarmente problematica, quando ho più brufoli, abbandono il pennello perché purtroppo i pennelli comunque sono portatori di germi, mentre le mani pulite no. E io che ho una pelle a tendenza acneica che si infetta molto molto facilmente, cerco di utilizzare meno pennelli possibili sul viso, perché purtroppo molto spesso non li ho tutti puliti e pur di non utilizzare il pennello sporco del giorno prima vado con le mani. In linea di massima, pennello e mani sono le applicazioni che preferisco. La spugnetta non mi permette una stesura omogenea, perfetta e ben coprente, infatti noterete dal video che la coprenza con la spugnetta è molto molto leggera perché io qui ho dei brufoletti che mi sono usciti poco fa, amici miei, sì, sono tutti invitati alla festa, tutti invitati al video e non sono riuscita a coprirli con la spugnetta, invece con le mani è un'applicazione comunque ottimale. Consiglio questo fondotinta alle pelli di merda come la mia, nel senso che le pelli miste, grasse, a tendenza acneica, questo fondotinta, nonostante sia un fondotinta anti-age, è perfetto, veramente perfetto. Fissatelo sempre con una buona cipria perché nelle stagioni calde, almeno nelle alette del naso, nella zona T diventate lucide, quindi fissatelo con una cipria di fiducia.
E appunto durante la giornata il rinnovo del make-up io solitamente lo faccio esclusivamente con la cipria, non vado a riapplicare fondotinta perché il fondotinta si comporta bene per almeno 8-9 ore. Per le pelli diciamo miste che tendono a essere un po' più secche vi consiglio comunque di utilizzare una buona crema idratante al di sotto e magari potete provare l'applicazione di questo fondotinta miscelandolo alla crema perché in questo modo riuscite a rendere un po' più confortevole, un po' più idratante, un fondotinta molto coprente, ma comunque dalla resa eccellente. Ho fatto anche rima. E niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto e fatemelo sapere se lo acquisterete e come soprattutto vi troverete, ma cosa più importante se l'avete mai provato e come vi siete trovate. Vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Scappo!